Amateurs Cup calcio a 7 nel girone. La squadra in maglia bianco-azzurra vuole continuare la sua striscia positiva dopo la vittoria 6-2 all'esordio, mentre invece a Cipicchio si deve far perdonare la sconfitta 5-2 e vuole trovare i primi punti. Sbagliato il cross, allora attenzione alla ripartenza di Acipicchio, corrono veloce 3 contro 3. Cambio di campo, palla leggermente lunga, comunque riesce la sponda, la palla entra, incredibile carambola trovata dall'attaccante di Acipicchio, sorpreso il portiere della squadra. Con le mani Visin a cercare Catalano, che ha un po' di spazio, può pensare anche al tiro in porta, fa girare il destro, Ara lo aspetta lì. Duello in velocità, riesce ad arrivare sul pallone Bourbon, poi incredibile incomprensione difensiva, ne approfitta la squadra che trova il gol dell'1-1. Ancora il numero 3 a recuperare palla in mezzo al campo, poi apertura per Borboni che disegna morbido in area, girata di testa di Nacci che non riesce a dare potenza al pallone. Grande azione da parte dei biancoazzurri, la palla rimane lì, al secondo tentativo trova il gol del sorpasso Secchi. Bellissima azione tutta di prima, l'inserimento, il triangolo a premiare l'inserimento del 18. Ancora Fares, il più attivo dei suoi, doppio passo al limite, grande palla dentro, parata e poi si mangia il gol Kodir. Avanza Kodir, sceglie il raso terra, grande sponda da parte di Scotti per l'arrivo di Cugnasca che si coordina benissimo. Destro potente, il 2-2 di Acipicchio, tocca centrale per Turotti, poi di spazio per Prandini. Destro deviato, la palla diventa buona per Scotti che si invola, tu per tu col portiere. Sceglie di appoggiarla sotto l'incrocio, gol da bomber vero del numero 9 che si muove alle spalle della difesa. Tre in barriera, parte Fares, destro perfetto, va a coronare una gran partita con il gol del 4-2. Secchi, che palla dentro per Nacci col tacco, ha provato il super gol. Pararla fuori, si addormenta la difesa in area di rigore. Scotti si coordina, parata da parte di Zulli. E finisce qui, vittoria fondamentale per Acipicchio che dopo aver perso l'esordio trova questi tre punti e rimescola le carte nel girone. Con Matteo Cugnasca di Acipicchio, Matteo, una vittoria fondamentale oggi, sappiamo le partite nel girone sono poche, avete perso la prima, quindi oggi erano fondamentali questi tre punti. Vittoria fondamentale, quasi da dentro fuori, ottima prestazione, ci siamo, fiato un po' corto, stasera si può festeggiare ma da domani si pensa già alla prossima. Bravissima, la mentalità è quella giusta, quindi secondo te qual è il punto forte di questa squadra per provare all'ultima giornata a centrare la qualificazione? Punto forte, sempre grande carattere il Picchio, fiato ogni tanto manca ma noi di testa ci siamo sempre. Bravo, allora complimenti e in bocca al lupo per la prossima. Grazie, ciao.